La Corte d'Appello di Firenze ha confermato in toto le sentenze emesse dai giudici di primo grado contro 5 dei 7 imputati. 25 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale, ma è andata oltre, accogliendo la richiesta dell'accusa e condannando a 7 anni gli altri due imputati per tentato omicidio che in prima istanza erano stati assolti. È andata bene, dai, sì. La speranza era quella della conferma della sentenza di primo grado. E questa c'è stata, quindi, anzi in più hanno condannato, mi sembra, anche i due del furgone a 7 anni, quindi vabbè, quello era per il tentato omicidio, di quello rincorrevano, non ci interessava più l'altra cosa. E diciamo, siamo contenti, tra virgolette, e ci rende tutto un pochino più tranquilli e rende un pochino più di giustizia a Duccio. Insomma, queste le parole del padre di Duccio Dini al termine di una lunga e faticosa giornata qua al Tribunale di Firenze. Una sentenza che non era scontato arrivasse in questi termini, quindi c'era apprensione. Una sentenza che certo non può restituire un figlio a un padre, ma ristora in parte una certa fiducia nella giustizia. Duccio Dini fu travolto da un'auto nella zona dell'Isolotto l'11 giugno del 2018 mentre andava al lavoro. Le indagini dei carabinieri e le immagini delle telecamere di videosorveglianza acclararono in seguito che Duccio era capitato nel mezzo di un folle inseguimento fra bande, vittima innocente di un regolamento di conti. È un po' di un senso di liberazione, un po', ecco. Cioè, perché siamo stati un po' tutte e tre in ansia sicura. Perché ovviamente nessuno dava per scontato una cosa del genere, quindi non sapevamo come sarebbe andata, perché ci eravamo preparati al peggio, anche se devo dire ci si prepara il peggio, ma poi quando arriva il peggio non c'è mai, non c'è mai fine, quindi niente, diciamo che è andato bene. Come dissi alla fine del primo grado, ci rende un pochino più sereni, un pochino più tranquilli per quello che ci può dare un po' di tranquillità, ecco. Duccio non ce lo renderà mai nessuno.